ruspe, senza dare alcun tipo di preavviso alle persone che vivevano dentro questo campo. Durante tra l'altro questo sgombero infame, una persona, un migrante, è stato anche arrestato, e da quello che ci è stato detto gli è stato anche messo in isolamento e gli è stato impedito di rivolgersi a un avvocato. Tutto questo per sgomberare questo luogo, dove appunto vivevano centinaia di persone, tra cui rifugiati, minori non accompagnati, famiglie con bambini. Il presidente del municipio, Sciascia, è venuto a dirci appunto che c'era uno spazio per tutti, una collocazione. In questi giorni tutte le forze politiche hanno applaudito questo atto, dicendo di aver risolto una situazione di degrado, di aver risolto una situazione intollerabile da un punto di vista umano e sanitario. Bene, vogliamo dire a questo municipio, al prefetto e alle istituzioni di questa città che attualmente ci sono centinaia di persone a Ponte Mammolo, abbandonate dalle istituzioni, senza acqua, senza cibo, senza niente, se non fosse per la solidarietà dei cittadini, perché ricordiamolo, il quartiere Tiburtino è un quartiere solidale. E infatti molti cittadini sono scesi a prestare il proprio aiuto a queste persone. Sembrava di stare in Palestina, sono arrivate le ruspe e hanno distrutto le case di persone che avevano tutti i documenti, i soldi, i vestiti là dentro. Quello che è successo in questa città è un segnale di un cambio di gestione delle politiche sociali. Delle politiche sociali di questo comune sono rimaste solo macerie. Oggi vogliamo che le persone che hanno visto distrutte le loro case possano partecipare a una decisione che stanno prendendo sulle loro teste. Non è possibile che il comune mandi le ruspe, la polizia e i vigili senza prevedere nessun tipo di intervento sociale. Non è possibile che dopo 10 anni di abbandono sia questa l'unica risposta. Questa cosa è una vergogna, le persone che stanno qua dentro si devono vergognare.